appuntamento molto importante l'Assemblea Nazionale dell'ANCI, perché i comuni rappresentano la spina dorsale di questo paese. Quest'anno è ancora più importante, in quanto, come è noto, stiamo vivendo come paese una emergenza energetica senza precedenti. E sicuramente ci sono delle attività che abbiamo già messo in campo come paese, sicuramente il governo ha contribuito in maniera notevole affinché si possa andare oltre o quantomeno tamponare questo periodo di crisi. Però nei comuni risiede forse la chiave di volta per il prossimo futuro. Una maggiore consapevolezza, una maggiore integrazione dei comuni nell'ambito del processo di reingegnerizzazione del nostro sistema energetico, appunto, passa dai comuni stessi. A cosa sto pensando? Sto pensando sicuramente alle comunità energetiche. Le comunità energetiche rappresentano il futuro per poterci rendere più liberi e autonomi rispetto ai combustibili fossili. Comuni, scuole, biblioteche, ospedali, come si può immaginare, sono e lo saranno ancora di più i migliori protagonisti dell'utilizzo di soluzioni di comunità energetiche. E secondo aspetto molto importante, soprattutto sui comuni più grandi, è l'indirizzarsi verso una mobilità elettrica e quindi sostenibile. Questo significa che nei comuni più grandi, nei quali oggi sono problemi di inquinamento, problemi di emissioni di CO2, è chiaro che con una mobilità elettrica questo potrà essere superato. Tutto questo si sposa con una connotazione territoriale importantissima, perché noi abbiamo imparato un'altra cosa in questo momento di crisi, che oggi più che mai ognuno di noi, ogni cittadino può in maniera autonoma contribuire. Immaginiamo i pannelli fotovoltaici sulle nostre case, e quindi l'essere presenti sugli 8.000 e più comuni che costituiscono il nostro paese è una chiave di volta e una maniera di risoluzione che traguarda il breve ma soprattutto il medio e lungo termine.